Ragazzuoli, bentornati sempre qui sul canale, bentornati sempre qui al K. Oggi mazzettino con Sage, perché spero che voi abbiate pullato Sage. Siccome ho visto ieri abbiamo aperto un po' di spot dei ragazzi, è uscita Sage, abbiamo provato un po' di mazze con Sage. Quante volte sto dicendo Sage? E di mazzi buoni per le ladder, sapete, non è che sono stato molto soddisfatto, anche perché abbiamo provato il Silver Surfer, meh, il Mr. Negative, meh. Oggi proviamo un mazzo che è quello che ho testato di più dopo. Il mazzo è il seguente, stiamo parlando del mazzo di Cannonball da Dragon Ball. Se vi mancano, per esempio, che ne so, tipo la White Widow, potete sostituire Titania e White Widow con Angela Kitty, anche perché ho visto che sta girando anche una versione con loro due, però tengo fede a questa versione perché mi piace molto giocare Titania con Cannonball, cercare di cluggare al meglio l'avversario con Debris, con la White Widow, con Titania e anche col Professor X o col Green Goblin. Quindi in qualche modo andiamo a cluggare l'avversario, andiamo a distruggere tutte le sue fasi di attacco. Andiamo subito a provarla. Aspetta, attivo le robe, facciamo così. E voi l'avete trovata, Sage? Vi sta piacendo? L'avete provata? Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa cartina, perché è interessante. Abbiamo provato un bel po' ieri e ha raggiunto livelli assurdi, raga. Addirittura è arrivata una 320, hai capito? E il suo massimo dovrebbe essere 314, capito? Quindi stiamo parlando di un potenziale di forza veramente assurdo per una carta a forza 3. Distretto X, io ogni volta inizio il video con Distretto X. Esatto, fratello, esatto, sono d'accordo con te. Mobius. Giochiamo Mobius e guarda che mi manca tanto così per rendere questo mazzo invariantato. Tutto, tutto, tutto. C'è quella maledetta White Widow e Ravonna che non riesco a prendere le variant. Domino, molto bene. Molto bene, molto bene. Guarda, io volevo, cioè io vorrei, giuro che io vorrei subito abbandonare questo game. Proprio subito. Titania Jeff. Ah, Cosmo Kitty Pride. Ho fatto un po' di game con sto mazzo, sono riuscito un secondo ad arrivare anche a 1500 di posizione. Poi ho preso il cazzo, sapete cosa. Olè. Vogliamo provare? Kitty Pryde Cosmo, che cosa può essere questo? Vuoi vedere che magari. Eh? Magari, e dico magari. Non lo so. Perché quando vedo Cosmo, non lo so. C'ho sempre la cosa che potrebbe mettere qualcosa di ongoing. Vediamo. Tipo. Eco! Frate, distrutto. Oddio il papero. Oddio il papero. Oddio il papero. Abominio Warlock. Angela Kitty. Ok. E lì cosa mi offre sull'isola del silenzio? Invisible Woman. Ce la facciamo avvicinare il Distretto X, no? In qualche modo. Olè! Come no? Come no? Il problema è che lui c'ha Kitty e quindi penso che in qualche modo lui è a monti a fare robe. Giusto? Giusto. Vogliamo provare a lasciare tutto così, non giocare niente su Jeff per poter prenderci Titania. Volendo. Non lo so, ma tanto ormai il Distretto X è così, no? Non ce la facciamo a vincere. Non ce la facciamo a vincere, guarda qui. Follia, fratello. Follia. GG. Dai, andiamo avanti. Ma come Fig and Joyer? Olè, guarda qui. Possiamo dire che la variant di Sabretooth è un qualcosa di spettacolare. Tra l'altro, c'è il fatto che io non c'avevo Sabretooth. Però, veramente, le variant di questo pass sono veramente molto, ma molto carine, se vogliamo. Infatti, mi sono messo provata. The Enjoyer non ti permette di mettere la D. La D è solamente per chi sa cosa vuol dire l'effetto della D. Nebula subito al centro. Mondo di Mocio. Vediamo se riusciamo a fare un game come Cristo comanda. Morag, perfetto. Snappo.
forza. Ravonna Reslayer, subito sul mondo di Mojo. E vediamo. Io vorrei cercare di fare un game umano. Spero che non mi esca come terza location Distretto X, sai. Potrebbe essere molto, molto distruttiva come roba nel mio subconscio. Ok, officina del riparatore, perfetto. Allora, Green Goblin, Titania, Professor X, possiamo andare a cluggare. Possiamo andare a cluggare. Possiamo andare a cluggare. Esatto, esatto. 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 Abbiamo vinto già. Abbiamo vinto. Anche se c'è già Fran Mitch. Fai così. Anzi, vorrei cercare di fare un'altra roba. Pluggarlo io. Così e così. Peccato. Devo giocare a Titania prima. Altrimenti l'avrei cluggato, sì, maledetto me. Maledetto me, lo potevo cluggare. Vedi, perché Titania è molto interessante in questo mazzo, perché puoi giocarla in combo sia con la White Widow, sia con Green Goblin, puoi fare veramente tante belle cose. E... devo provare? Devo provare a fare robe? Anche se credo che lui si clughi. Con... oh cazzo. Vabbè, mi dai carte tipo... ole, cannonbolle. Cannonbolle ci sta, no? Qui... è l'unica cosa che posso fare. Vediamo se mi salva la partita. I am Iron Man. Ma in che senso? Ma in che senso Cannonball Trumball? Beh, che siamo stati molto fortunati col mondo di Mojo, fratello. Siamo stati molto fortunati. 1920, nei tempi bui, in cui tutto era più semplice, in cui tutto... light, la luce. Ormai il mio passatempo preferito è andare a vedere le persone, i loro nomi su Marvel Snap, perché fanno veramente ridere certe volte, tipo quello Fig Enjoyer, capito? Daredevil, vai, fammi concludere al meglio, Ravonna, Ravonna no, Debris. Stavolta sì, stavolta è il turno di Debris, mi sa. Non mi dare il propix adesso perché poi mi pento di non aver fatto Ravonna Slayer. Esatto. Ok. All'1 5 possiamo fare il profix e lui gioca la Jubilee per prendersi che cosa? Ravonna, che cazzo è un vivente? Daredevil, allora vediamo. Quanto è forte, quanto è OP il Daredevil, santo Dio, in queste tipologie di mazzi. Anche perché tu adesso, o sei un vivente? Penso proprio che tu sia un vivente, ragazzo, anche perché Jubilee e Ravonna me lo fanno già pensare. Allora, volendo il profix lo devo fare per forza. Lui che cosa gioca? Non gioca Blue Marvel. Il maledetto. C'è la Blue Marvel lui. E lo fa Profix in mezzo per forza. È troppo forte il Profix in mezzo. Esatto. Ora, io capisco che... oddio, capisco niente, frate. Capisco niente, perché io qui teoricamente ho anche mezzo vinto, eh. Se Chaclo vince lui. È l'unica cosa che lui può fare, se Chaclo vince. Ok, non basta. Cannonball! Di nuovo.
No, regà, comunque Cannonball fa veramente male. E vorrei provare Sage in qualche modo, se il gioco ce lo permette, in determinate circostanze. Anche perché vi posso assicurare che fa dei punti veramente mostruosi. Ma non stiamo parlando di una carta che appartiene a un mazzo specifico. Vabbè, godo. Dai. C'era pure gold il maledetto, quindi... di che c'è un nulla veramente sontuoso, aggiungerei Basilos Diablos. Olè. Guarda, Dark Devil a sto punto. Però le location non aiutano oggi. Olè, non ho che dire. Non ho che dire. Petmanzi. Ma come Sabredut. Raga, io vi giuro che sto cercando in tutti i modi di giocare Sage, ma... boh, una botta di Wayward, un'altra botta di Distretto X, diciamo che mi ha letteralmente sballottato. Perfetto. Yeah. Questo è quello che posso fare io. Quella è una mia carta, tra l'altro. Che ti inventi, Titania? E Venom, Titania e Venom. No. Come sfruttare Titania al meglio. Wolverine al centro. Allora, teoricamente, che lui distrugga a noi ci fa molto comodo. Ci avremmo Cannonball per Venom, ci abbiamo Knull. Peccato che noi non riusciamo a fare prima Knull in qualche modo. Non ci abbiamo più un'energia che ci può servire, no? Perché serve più un'energia. Che giochi, maledetto? Ravonna? Eccola qua, Sage! Oh, utilizza lui. Che combino io? Che combino? Boh, mi verrebbe da provare a buttargli Cannonball per spostare Venom tutto a destra. Mi verrebbe da provare. Non lo so, spero che questo sia tipo un destroy con quel maledetto. Con quel maledetto di robo, di Shang. Sato Mobius. Ok. E ho perso. Guarda, posso provare a farti Knull qui per contestarti tutte le location, ma la vedo molto grigia. La vedo molto grigia. Onesto. Perché lui ha tutte le mie carte. Lui può avere benissimo sia il Green Goblin per vincere una location, sia Jeff. Jeff Green Goblin vince due location. Dai, tanto per due cubi te le regalo, dai. Dovevo giocarla a destra! Ho già capito che il titolo del video non sarà mai di Sage, ma sarà sempre di Cannonball, perché è l'MVP di questo mazzo, ma anche perché stiamo parlando di un mazzo che gira tutto attorno a Cannonball e al Provix, ok? Quindi Sage dà un aiuto in più. Più che altro, magari nei prossimi giorni lo proviamo anche in un Silver Surfer e in un negativo, perché è più impattante, ok? Qui è più un pochino un po' più da supporto in determinate occasioni di Klug, ok? Fatemi sapere intanto, fatemi sapere ancora se avete preso Sage, in che mazzo lo state utilizzando e se siete arrivati già a Infinite. Bella lì.